Ciao a tutti ragazzi, è arrivato il momento di conoscerci, è arrivato il momento di svelare chi è Mr. Pokenjoy. Allora, io innanzitutto vi ringrazio tutti per le varie iscrizioni, per i vari supporti che mi avete dato, grazie a Marco che mi ha permesso di girare finalmente questo video dopo la sesta volta, perché è la sesta volta che sto registrando questo video, ho avuto grandi problemi nel poterlo produrre, ma finalmente ce l'abbiamo fatta. Quindi ringrazio tutti quanti. Allora, io sono Mr. Pokenjoy, io sono quello che sta dietro tutto quello che è Pokémon Enjoy, sono quello che sta dietro a i video, il Versus Enjoy, il Tekkenjoy che avete visto in questo anno. Allora, le domande che mi avete fatto io ho cercato di raggrupparle il più possibile per poter creare questo video intervista. Allora, io vivo in Giappone perché il Giappone era il sogno della mia vita. Io avevo una grande voglia di arrivare in Giappone. Ho sempre detto a mia mamma: guarda, che se io non posso morire se prima non ho visto il Giappone. Mi è stata fatta un'offerta di lavoro. Che non è che mi è stata fatta un'offerta di lavoro, mi sono andata a cercare qualcuno che mi offrisse un lavoro, ho lottato per parecchio tempo, mi sono messo in contatto con questa persona, gli ho rotto le balle per 4 anni prima di riuscire ad ottenere un visto per arrivare qui a lavorare e comunque in ogni caso se mi avessero offerto un lavoro in America, in Sudafrica, in Europa, al Polo Nord, in Australia e il Giappone, io comunque avrei scelto il Giappone, perché io il Giappone avevo l'esigenza di vederlo per forza, dovevo per forza vedere il Giappone ed è per questo che ho deciso di venire qui a vivere, ok? Poi stare in Giappone ha condizionato non soltanto qualche mia convinzione, qualche mia opinione, ma veramente ha condizionato tutto quello che è la mia vita. La mia vita adesso è totalmente cambiata. Il Giappone è, rispetto a tutto il resto del mondo, è un mondo a parte. Il Giappone è qualcosa che finché non lo vedi non riesci a capire che cos'è realmente. Cioè, devi venire qui. E secondo me non realizzi neanche che cos'è il Giappone stando una settimana o 15 giorni, non ce la fai. Io mi ricordo quando sono venuto qua per la prima volta 3 anni fa, e sono stato 4 mesi come periodo di prova per vedere se il Giappone mi piaceva oppure no. Io dopo un mese che ero qua, mi ricordo ero sul tetto di questo grattacielo, stavo guardando tutta la città sotto di me, e lì mi si è bloccato il cuore e ho capito di essere dall'altra parte del mondo. Cioè, ci ho messo un mese per realizzare realmente che cosa mi stava accadendo e che cosa avevo intorno. Cioè, non che dal primo giorno, mio Dio, ovunque vai, vedi qualcosa di nuovo, vedi qualcosa di strano. Cioè, l'impatto è così forte che subito capisci che realmente non sei a casa tua. Però, quando capisci veramente al 100% quello che ti sta succedendo, insomma, ci vuole un po', ma è una cosa bellissima e fantastica. Io il Giappone è una meta che raccomanderei a tutti quanti. Perché ho la passione per la cucina? Perché ho la passione per i Pokémon? Allora, ho voluto raggruppare queste due domande e metterle insieme perché non nascono in maniera differente. Nel senso che entrambe all'inizio io non le volevo. Cioè, non erano una cosa che mi ispiravano. Io mi ricordo, mia sorella aveva un ragazzo, io ero piccolino, mia sorella è un po' più grande di me, e questo ragazzo faceva la scuola alberghiera. Allora, mia madre, tutti quanti mi dicevano, ma perché anche tu non vai a fare il cuoco, vai a fare la scuola alberghiera? Si guadagnano un sacco di soldi, si fa... insomma, un miliardo di cose. E io dicevo, vabbè, di fare il cuoco, di andare a lavorare la domenica, di andare a lavorare durante le feste, quando tutti si divertono, io devo lavorare, a me proprio non mi va. Poi cos'è successo? Io avevo un nonno che abitava in Olanda e io andavo a trovarlo nel mese di giugno, stavo tutto il mese di giugno da lui, mi passavo la vacanza del mese di giugno, diciamo, da lui. Cosa succedeva? Lui viveva da solo. Quando io andavo da lui a trovarlo, lui comprava tutti dei mangiari preparati, delle robe istantanee, cose bruttissime da mangiare, insomma. Allora io gli dicevo, ascoltami, cioè, piuttosto che mangiarci sta roba, mangiamoci un bello piatto di pasta. E allora io iniziai a cucinare e a far da mangiare e notai che la cosa mi piaceva.
Era una cosa divertente, potevo liberare la mia fantasia, potevo creare qualcosa che provenisse da me. E questa è la cosa che attirava anche mio nonno, e lui ha iniziato a spingermi nel voler, nel coltivare questa cosa, perché lui gli piaceva stimolare la fantasia delle persone, lui gli piaceva che le persone fossero creative, che dassero un'impronta del proprio io a non soltanto a se stessi, ma a tutti quanti, nella propria vita, tirare fuori quello che si poteva creare, quello che si poteva fare dalla persona. E allora, cosa faceva? Lui era il direttore di un'azienda, era il presidente di questa azienda, e quando doveva fare i meeting, siccome io stavo tutto il mese di giugno in Olanda da lui, e lui non poteva tutte le volte portarmi in azienda e fare. Non poteva portarmi tutte le volte in azienda e fare i meeting lavorativi dentro l'azienda con me. Allora, cosa faceva? Molte volte portava la gente a casa e faceva i meeting lavorativi dentro la sua casa. Quindi cosa faceva? Portava 30, 20, 30 persone, mi prendeva da parte e mi diceva: oggi arrivano 20-30 persone, fai da mangiare per 20-30 persone. Io devo fare il menù intero dall'antipasto al dolce per 20-30 persone. Avevo 9-10 anni, cioè per farvi capire quando è nata questa cosa. E alcune volte addirittura c'erano quelli che erano vegetariani, quindi io già a 9 anni dovevo pensare che magari su 20 persone, 17 o 16 persone la carne la mangiavano e altri 4 no. Quindi già dovevo fare le cose separate, stavo attento a non mischiare le cose, perché se c'era l'allergico, se non c'era l'allergico, perché succedeva anche questo. Mi sembrava, insomma, sembrava di essere un vero e proprio ristorante. E io portavo avanti questa cosa, poi l'ho coltivata, sono andato a fare l'alberghiero e poi alla fine sono diventato quello che sono diventato nel mondo della cucina. E grazie a questo lavoro, se io ho girato il mondo prima e se vivo in Giappone adesso. E grazie quindi a mio nonno che mi ha spinto nel fare questo, ed è grazie a ciò che comunque ho voluto coltivare per me stesso. Invece la passione per i Pokémon nasce così. Mi ricordo che sì, tutti quanti parlavano di questo fenomeno, adesso arriva questo fenomeno dal Giappone, sono tutti quanti innamorati di questa cosa, spopolerà anche in Italia e in Europa e nel mondo. Allora io ero piccolino, andavo alle elementari e già mi stava sulle balle l'idea di dover vedere un qualcosa che era così annunciato. Insomma, non mi andava, non mi ispirava la cosa. E io mi ricordo che infatti la prima puntata non la vidi perché mi rifiutai, non volevo vederla questa cosa. La fregatura qual è stata? Io ho fatto un'infanzia in costante contatto con mio cugino. Ci vedevamo quasi tutti i giorni, un giorno io andavo a casa sua, un giorno lui veniva a casa mia, si dormiva insieme, tutto qua. Insomma, siamo stati molto molto vicini in tutto, nel nostro crescere. E mi ricordo andai a casa sua come normale, come facevo quasi ogni giorno, e passai davanti alla porta e c'era la televisione accesa. Lui stava guardando i Pokémon. Mi ricordo benissimo la scena di Ash che va a catturare Caterpie, quindi cosa è successo? Tutto ha scaturito la mia curiosità nel vedere una Pokéball lanciata contro un animaletto. L'animaletto veniva catturato, che poi questo animaletto sarebbe servito per fare lotte con altri animaletti che sarebbero stati a sua volta catturati, che poi avrebbero imparato delle mosse che si sarebbero evoluti. Lì scatta la curiosità. E la curiosità frega. Allora io che cosa ho fatto? Ho detto: va bene, allora prima di buttarci a capofitto in questa storia, facciamo così. Guardiamo una puntata. Se ci piace, bene, se non ci piace, niente. Cacchio, droga, è diventata una droga. Visto la prima puntata, visto quella lì, io mi sono dovuto andare a cercare la prima puntata per vedere la prima puntata. E poi mi sono guardato tutte le puntate della prima serie e via dicendo. Quindi diciamo che tutto quanto, anche con i Pokémon, è nato per caso, come un po' come la cucina. È per questo che ho voluto raggruppare tale domanda per creare, appunto per rispondere, metterle insieme perché sono praticamente uguali. Non volevo nessuna delle due, casualmente sono entrate tutte e due nella mia vita e poi alla fine sono diventate una cosa importantissima della mia vita. Uno perché è il mio lavoro, l'altro perché è una passione che sto continuando a coltivare nonostante la mia età.
Il mio tipo di Pokémon preferito, il mio tipo di Pokémon preferito lo potete vedere sicuramente alle mie spalle, ragazzi. Il mio Pokémon preferito è Gengarino. Gengarino che secondo me è da 20 anni il Pokémon più bello che abbiano mai creato. E devo dire che anche qua mi ricordo il mio amore per Gengarino nasce così. Mi ricordo prima serie di Pokémon, Ash deve catturare un tipo spettro per battere la capopalestra di tipo psico e va in questa casa infestata dagli spettri e c'è tutta la catena evolutiva di Gengar. Quindi c'è Gastly, c'è Haunter, c'è Gengar. E loro sono dei giocherelloni, cioè loro fanno scherzi su scherzi, continuano a ridere e tra le altre cose è grazie a questo che lui vince quasi senza combattere la medaglia di tipo psico nella prima serie, perché lei, la capopalestra, è mogia, è triste. Lui gli presenta Haunter lì davanti, Haunter la fa ridere e lei non, insomma, non capisce più niente, si innamora, tanto che poi Haunter rimane da lei, però, insomma. È una cosa fantastica. Io amo la catena evolutiva di Gengar per questo, anche perché mi rispecchia molto, nel senso che nel momento in cui capisco che c'è da giocare, c'è da divertirsi, io posso diventare la persona più pazza, più rimbambita di questo mondo, perché capisco che è il momento dove lo si può fare, dove si può divertirsi, dove si può scherzare, dove si può fare di tutto. Ma nel momento in cui poi c'è da lottare nel caso di Gengar, c'è cioè da lottare nei nostri video, c'è da dover lavorare perché prima del servizio, prima che arriva la gente, si può scherzare, si può ridere. Una volta che si è a posto, si è sicuri che sia tutto la linea pronta per il mangiare per le persone, tu puoi ridere e scherzare quanto vuoi, ma nel momento in cui arriva il momento di darci dentro, si deve dare dentro. Quindi si toglie la maschera. Si mette da parte quello che è il divertimento e arriva il lavoro. Ok, questo è Gengarino, questo è Mr. Pokenjoy. È una cosa che ci accomuna molto, il fatto di volersi divertire tanto, 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 ma quando c'è da darci dentro, bisogna darci dentro. Punto e basta. E adesso voi vedete i miei video, faccio il deficiente a ogni secondo del video, ma quando vado a fare un torneo. Cioè, la cosa è molto diversa, capite? Un po' faccio anche dello show per intrattenervi, ma quando faccio un torneo normale la cosa è molto diversa, la concentrazione è molto più alta, è molto più in quel momento durante un torneo sei molto più concentrato a voler vincere, a voler far vedere chi sei, capito? Anche qui è importante, anche su YouTube è importante far vedere chi sei, perché devi farti conoscere dalle persone. Però se la bilancia è ben pesata tra il divertimento e il darci dentro, la gente riesce a convincerla lo stesso, capito? Mentre durante un torneo, no, durante un torneo devi essere soltanto concentrato, non devi far ridere il tuo avversario, a lui di ridere non gli frega un cacchio, lui è lì per distruggerti e tu devi essere lì per fare la stessa cosa. Ecco perché Gengarino è comunque il mio Pokémon preferito per questa cosa che ci va un po' a unificare. E poi, ovviamente, il mio tipo preferito è il tipo spettro, oltre perché Gengarino ne fa parte, perché comunque il tipo spettro, se vai a prenderli tutti quanti singolarmente, hanno dei caratteri fantastici, sono secondo me dei Pokémon fantastici. Il loro carattere mi piace molto, sono tutti quanti. Anche Marowak Alola, non so se state guardando le puntate del nuovo cartone animato di Pokémon. Io adesso sono in Giappone, quindi sono molto più avanti. Però nel momento in cui compare Marowak, insomma, lui ha un bel caratterino, è un tipo bello tosto e fa molto ridere il modo in cui reagisce. Ed è per questo che, appunto, il tipo spettro è quello che vado a preferire. Poi, non gioco a Pokémon Go perché mi sono drogato di Pokémon Go appena è uscito. Mi ricordo andavo per giro per strada, mano nella mano, con la mia fidanzata, lei a catturare i Pokémon vicino a me, io a catturare i Pokémon vicino a lei, a farci le fotografie. E come ogni essere vivente sul pianeta, appena uscito è stata una vera e propria droga. Poi dopo la cosa è andata un po' scemando, abbiamo smesso di giocarci, ma l'applicazione rimane sempre nel mio cellulare perché non so com'è in Italia, non so com'è in Europa,
Però qui, quando ci sono i raid, quando c'è qualcosa di importante, riesci a vedere all'angolo della strada anche 100-150 persone, tutte raggruppate insieme, di ogni età, ragazzi. Io l'altro giorno ho visto un signore anziano, avrà avuto dai 60 ai 65 anni. Lui aveva due cellulari, giocava così. Con due dita sullo schermo del telefono e cliccava, masturbava praticamente sto cacchio di telefono in una maniera allucinante, alla velocità della luce, pur di vincere e catturare il Pokémon. Quindi, ragazzi, è una cosa veramente forte qui. Allora, cosa si fa? Si tiene l'applicazione nel telefono, perché comunque quando c'è il momento di potersi divertire, vedi che c'è qualcosa per fare caciara, per divertirsi. Quando vedi una ragazza che gioca a Pokémon Go, tu giochi a Pokémon Go, Pokémon Go è il gioco più bello del mondo. Tu devi giocare a Pokémon Go. Come fai a non giocare a Pokémon Go quando vedi la ragazza che sta giocando a Pokémon Go? Tu giochi a Pokémon Go. Ed è per questo che l'applicazione nel telefono c'è. Quali criteri usi per creare una squadra Pokémon? Questa qui è una domanda interessantissima, perché io vado a creare una squadra Pokémon esattamente come vado a creare un menù di un ristorante. Nel senso che io mi metto davanti tutto quello che potrebbero essere ingredienti, ricette già esistenti e un foglio bianco per mettere quello che voglio creare io. Quindi io davanti ho la visione di tutto il mondo, di quello che è la cucina, di quello che sono i Pokémon. In questo caso i Pokémon sono gli ingredienti del mio menù. Allora, quando si crea un piatto, cosa si fa? Si cerca l'elemento principale, quindi la portata principale. Che cos'è l'elemento principale che deve caratterizzare il mio piatto? Tipo, se voglio fare un filetto, ovviamente il filetto sarà la mia portata principale, sarà l'elemento principale. Quindi stessa cosa, si sceglie il Pokémon principale della squadra, dove poi si andrà a fare tutti i vari contorni nel piatto. Ok? Una volta che abbiamo deciso qual è l'elemento principale, la prima cosa è capire come lo vogliamo fare? Come lo vogliamo cuocere? Come lo possiamo inventare? C'è una ricetta che mi piace già, la possiamo modificare, ma modificandola la miglioriamo? Allora si fa il miglioramento piuttosto che si inventa un qualcosa di nuovo su come poterlo produrre. Ok, una volta che abbiamo fatto questo, andiamo a cercare tutti i vari ingredienti. I vari ingredienti sono gli altri Pokémon, li prendiamo e diciamo: questa carota, come la possiamo fare? La possiamo frullare, ricavarne un succo per poi farla diventare una gelatina? Oppure la possiamo friggere, la possiamo bollire, tenerla a pezzi intera? Insomma, questo è quello che io faccio per creare un menu e per creare una squadra Pokémon. Voglio tutto davanti a me. Io apro il frigorifero, guardo tutto quello che c'è, vado a cercare, ricordandomi un po' anche nella mia testa, quali sono i sapori delle cose? Possono combaciare, possono coesistere insieme queste cose? Sì, no, ok, questo lo si prende e lo si mette via. Però, una volta che hai fatto questo, in ogni caso, non sei tu che decidi, non sono io che decido se la cosa va realmente bene. Non sono io. Perché? Se io faccio un piatto, per me, quel piatto lì può essere il piatto più buono del mondo, può essere la cosa più buona del mondo. Posso pensare che questo qui sarà il piatto, che nel mio ristorante sarà il piatto numero 1. Apro il ristorante, arrivano gli ospiti a mangiare, arrivano i clienti e magari questo piatto non piace a nessuno. Quindi non sono io che decido qual è il vero piatto forte del ristorante. È il campo lavorativo, è quello che avviene. Nessuno lo vuole, quel piatto lì per te è buonissimo, lo prendi e lo butti via. La stessa cosa, la squadra. Non sono io che decido che questa squadra spacca. La uso, la provo. Se non va, faccio dei cambiamenti oppure prendo tutto, se non riesco a migliorarla, continua a non andare, la prendo e la butto via. Quindi le idee sono tante, le idee si possono creare in mille maniere, si può creare tutto. Io voglio cercare di fare qualcosa che possa stupire l'avversario, possa stupire tutti quanti, può essere un qualcosa di mai visto, un qualcosa di stupefacente che dici, cacchio, che cosa particolare, che bella strategia. Oppure prendere un qualcosa appunto di esistente e cercare di migliorarlo, quindi tu pensi di sapere già che cosa sia e magari ti trovi un qualcosa di un po' diverso e quella cosa che trovi un po' diverso forse può essere la cosa che ti aiuta a darci dentro, ti aiuta a migliorare, a diventare, a
a fare quel passo in più, ad mettere il piede sul gradino e andare a un livello leggermente più alto. Questo è quello che cerco di fare io in tutto nella mia vita, sia per il lavoro che per i Pokémon. Questo qui è il criterio che io uso per creare qualsiasi cosa di nuovo, ecco. Allora, poi mi chiedete se ho mai vinto dei titoli ufficiali. Ragazzi, no. No, non ho mai vinto niente di ufficiale con i Pokémon. Però nella mia vita ho fatto tanto altro. Ho lottato, facevo judo quando ero piccolino, poi mi sono rotto il braccio e non ho più riniziato, anche perché poi ho iniziato a lavorare con il lavoro che ho. Gli orari sono tremendi e si ha poco tempo per poter poi fare degli sport o fare qualsiasi cosa. Però appunto sono stato campione regionale per 2 volte di judo. Sono andato anche a fare gli italiani perché una volta che ti qualifichi al regionale puoi andare a fare i nazionali. Ai nazionali non sono mai arrivato troppo in alto, una volta perché mi sono rotto il braccio e la prima volta mi ricordo ero in Top Cut per andare in alto e alla Top Cut io persi e quindi rimasi giù. E mi ricordo ero piccolino anche lì comunque, avevo forse 15-16 anni. Però già, insomma, il livello era abbastanza alto, c'era da impegnarsi molto per arrivare a ottenere qualche titolo. Un altro titolo che ho vinto, che sempre non è per i Pokémon, però anche lì mi sono impegnato molto perché mi piaceva, è con le Mini 4VD. Ho vinto un titolo nazionale, si chiama Toti, era il 2013, mi ricordo. Io avevo iniziato da poco a giocare con le Mini 4VD, era tipo 6 mesi, e sono riuscito a crearmi anche lì. Tutti quanti guardavano il set della mia macchinina. No, ma così questo set non va bene, no, ma così non si fa, questo non si fa. Insomma, tanta gente gli dà consigli che sono buoni, tanta gente gli dà dei consigli che sono inutili. Quindi io vi dico una cosa: voi non seguite nessun consiglio, voi fate di testa vostra e dovete cercare di capire da soli se realmente la cosa funziona. Oppure no, perché se la macchinina la metti in campo e sta dentro la carreggiata e fa punti, cioè che gli altri ti vengono a dire no, ma così non va bene. Io questo giorno sto facendo punti, la mia macchinina va bene, io ci ho vinto, ma va bene la macchinina, ci ho vinto. Cioè, se vuol dire che sono riuscito a fare un qualcosa che forse tu pensavi che non andava bene, ma per questa pista va bene, ok? E quindi io ci vinsi in questo campionato. Tra le altre cose, ne ho una qui, ve la voglio mostrare. Guardate, questa è la 4VD che si usava. Molto bella, se c'è qualcuno che in Italia ci sono tanti posti dove si gioca, se non le avete mai viste sfrecciare in pista, cercatevi un gruppo che gioca perché è veramente molto interessante. Allora, detto questo, arriviamo alla domanda che è un po' più, come dire, mi sta un po' qua. È quella ma alla vostra età voi giocate ancora a Pokémon? Tanto anche, ma tanto. Perché io ho appena avuto 18 anni, ho deciso di andarmene di casa. Quando io avevo 18 anni, dovevo pensare a lavorare per mantenere. Per mantenermi, poi ho avuto un periodo di convivenza, quindi dovevo pensare alla casa, dovevo pensare a tutto. Alcune volte io timbravo il cartellino delle ore di lavoro, c'è cioè scritto 18 ore lavorative, un'ora per andare a lavoro, un'ora per tornare a casa, 4 ore per dormire. Il giorno dopo ero già a lavoro. Detto questo, io non ho avuto tempo prima di poter sfogare tutto quello che erano le mie passioni e quindi non è che ho perso tanto tempo, perché le mie priorità erano altre, le mie priorità della mia vita erano altre cose. Lavorare per mangiare, lavorare per pagare le bollette, lavorare per sopravvivere. Tra le altre cose, ho iniziato a convivere proprio nel momento in cui è scoppiata la crisi, quindi 2008, e quindi era molto difficile portare avanti tutto, e quindi io non potevo permettermi di mettermi a giocare, a buildare una squadra Pokémon, a mettermi 12 ore davanti al 3DS cercando di capire i vari meccanismi, quale Pokémon è meglio, quale Pokémon non è meglio. Non lo potevo fare. Adesso sono arrivato in Giappone, la mia vita è cambiata e io gioco a Pokémon. Creo Pokémon Enjoy, creo tutto perché? Perché
io ho capito col passare del tempo, tramite la mia esperienza personale, nella vita bisogna fare tutto quello che ci fa stare bene. Non soltanto quello che ti piace, perché ci sono delle cose che ti piacciono, le provi a fare, ma non ti fanno star bene, perché realmente non sono una cosa che ti appartiene. Ma quando tu capisci che c'è un qualcosa che ti appartiene, che veramente lo puoi fare tuo, che veramente ti fa star bene, tu lo fai perché hai voglia di farlo, non ce la fai, devi farlo per forza, perché se non lo fai non riesci a dormire, per dire, non ti senti soddisfatto quel giorno, come mangiare un piatto di pasta asciutta, devi mangiare la pasta asciutta per essere soddisfatto della giornata. Ok, io devo giocare a Pokémon. Se a me fa una cosa mi fa star bene, io la faccio. Se una cosa non mi piace, la cancello dalla mia vita. I Pokémon mi fanno star bene, quindi io continuo a giocare a Pokémon. Non me ne frega niente se avrò 50, 70, 40, 30, 25. Io continuerò a giocare a Pokémon. Finché i Pokémon mi faranno stare bene, finché mi faranno provare delle emozioni, io continuerò a farlo. E ve lo consiglio anche a voi. Se nella vita c'è qualcosa che vi piace, vi fa star bene, fatelo. Fregatevi di quello che pensa la gente. Voi dovete fare quello che fa star bene voi. Ok? Se voi vi fa star bene, fatelo, perché è la cosa migliore per poter vivere bene. Ok? Poi, qual è stato il tuo primo gioco Pokémon? Allora, il mio primo gioco Pokémon è stato Pokémon Rosso. Mi ricordo ancora, sempre da mio cugino, noi allora si andava in giro, mamma mia, me lo ricordo benissimo, con sto Game Boy che era una cabina telefonica, erano 50 kg, andavi in giro piccolino, con sto coso ti cadevano le braccia perché era pesantissimo, una cosa allucinante. Allora, mio cugino, che era scaltro e subtolo, cosa fece? Lui aveva il Nintendo 64 e aveva l'adattatore della cartuccia del Nintendo per il Nintendo 64. Quindi noi si andava a casa sua, si metteva e si giocava sulla televisione. Bellissimo, fantastico. Lui aveva Pokémon Blu e io avevo Pokémon Rosso. Ci divertivamo un casino. Anche perché nel Game Boy era in bianco e nero, ma mettendolo su Nintendo 64, se tu avevi Pokémon Blu, la grafica era tutta blu, avendo Pokémon Rosso, per me era tutta la grafica rossa, e noi ci divertivamo alla grande insieme. Era un gran modo per stare insieme, divertirci, scambiarci i Pokémon delle due versioni che io non potevo avere, lui non poteva avere, insomma ci si divertiva molto. Il mio gioco preferito Pokémon poi, mi ricordo, mi piacque molto, forse per me fu più difficile da finire, Pokémon Giallo, perché io Pokémon Giallo lo comprai in Olanda e quindi era in inglese, io se non sbaglio avevo 8 anni, può essere, 8 anni, ed era il mio primo gioco che completavo in inglese, quindi completare l'avventura, capire come poter fare alcuni passaggi per me era molto difficile, perché ancora l'inglese non lo masticavo, però anche grazie a questo, se adesso l'inglese lo parlo, forse mi ha aiutato, ha fatto anche di andare in Olanda da mio nonno, parlare con le altre persone, io l'olandese non lo so, parlavo in inglese, questo mi ha aiutato nel mio inglese, e quindi devo dire che Pokémon Giallo fa parte della mia vita, però il gioco migliore secondo me è Horas. Perché Horas? So che molti non saranno d'accordo, ma perché ha avuto un impatto decisivo sulla mia vita. Allora, io mi ricordo, ho giocato Pokémon Rosso, Pokémon Giallo, Pokémon Oro, poi da lì forse non mi ricordo più, comunque il mio ultimo Pokémon prima di iniziare a giocare e comprare Horas è stato forse Pokémon Perla. Pokémon Perla. Quando ho iniziato, che sono arrivato qua in Giappone, sono entrato in questo negozio, mi ricordo c'erano Pokémon dappertutto, c'erano le riprese del gioco, cacchio, i Pokémon, la grafica completamente cambiata, adesso i Pokémon sono uguali al cartone animato, e allora io ho detto, io devo comprare per forza il Nintendo, devo per forza comprare questo gioco, lo devo per forza provare. Ebbene, è grazie a Horas se io ho iniziato a fare le prime lotte online, se io ho iniziato a creare Pokémon Enjoy, se io sono diventato Mr. Pokémon Enjoy, se tutto questo esiste è grazie a Horas, perché Horas mi ha fatto tornare la grande passione, mi ha fatto capire che questa era una cosa, era una strada da intraprendere, era una cosa che volevo veramente, era una cosa che avevo lasciata da parte per tanto tempo, per i motivi che vi ho detto prima, per il lavoro, per avere tanto indaffarato, e quindi la passione è risbocciata da lì.
la cosa è esploda da Horus. E la cosa che mi piace tanto è che adesso Ultrasole e Ultraluna, quando uscirà a breve, tra pochi giorni, molte cose riprendono Horus. Quindi prima c'era l'ipervolo, adesso c'è il passaggio nell'ultravarco per andare a catturare tutti i vari leggendari, tutti i cattivoni che tornano, Giovanni, cioè fantastico. Io penso che Ultrasole e Ultraluna mi piacerà molto proprio perché mi ricorderà molto Horus giocato 2 anni fa. Penso proprio che sarà un grande impatto Ultrasole e Ultraluna da poter giocarci. Sarà un grande impatto nella mia scala emotiva della mia vita, devo dire. Perché sei diventato uno YouTuber? Io non sono diventato uno YouTuber, io non sono uno YouTuber. Io faccio dei video per YouTube. Sì, è vero. Quindi sei un YouTuber. No, aspettate. Allora, io mi ricordo, andando in giro per i vari gruppi su Facebook, cosa è successo? Io non sapevo niente di come poter buildare dei Pokémon, di come poter creare una squadra, le EV, gli IV, non capivo niente. Andavo in giro sui social network a chiedere informazioni. Allora, molte volte sono una lama a doppio taglio, nel senso che molte volte trovi gente che ti dice delle cose giuste. Molte volte, aspettate. Su 10 persone che ti dicono qualcosa, 3 ti dicono delle cose giuste e gli altri 7 ti dicono delle cavolate atroci. Ok? Allora, qual è il modo per poter diffondere qualcosa? Qual è il modo per poter far arrivare alla gente? Perché c'è tanta malinformazione, delle informazioni corrette. Come si può fare? Allora, se io vi scrivo a voi qualcosa, se vi scrivo un poema lungo 2000 miliardi 750 milioni di caratteri, voi non lo leggete. E se lo leggete, non lo leggete tutto, quindi non ne capite realmente il succo. Allora, io mi ricordo, uscito Sole e Luna, dissi, io creai il mio gruppo Lotta, il mio gruppo Pokémon su Facebook e dissi, io voglio far arrivare delle informazioni alle persone. La maniera più diretta qual è? Fare un video. Un video. Come? Perché la gente non sa come poter sbloccare il giudice, non sa come trovare, come buildare una squadra Pokémon. Allora io faccio un video, presi il mio cellulare, ripresi quello che stavo facendo col DS, quindi facci vedere come trovare la pietra stante, feci il video anche su come trovare il destino comune e su come accoppiare i Pokémon, tutto quanto. Feci un unico video e lo postai soltanto nel mio gruppo Lotta. Quel video fu condiviso e visualizzato da tantissime persone. Allora io mi sono chiesto, allora c'è veramente bisogno di informazione? C'è bisogno veramente di far arrivare alla gente un qualcosa? La gente ha bisogno veramente di sapere, della conoscenza. Allora io, se tanta gente l'ha già visto così, come posso far arrivare questo video ancora più lontano? Come posso ottenere ancora più visualizzazioni? Come posso far arrivare quello che io so ad altra gente? E siccome è un video, la gente ci arriva più velocemente e ci crede perché non deve leggere, non deve perdere tempo a guardare, leggere e magari se non trova dei paragrafi interessanti, lasciar perdere. Se vedi un video, se ti sta interessando e vedi, tocchi con mano il fatto che quel video sia vero, te lo guardi tutto. Allora io ho detto, bene, c'è YouTube, faccio questo video, lo butto su YouTube. Allora creai la pagina Pokémon Enjoy, Mr. Pokémon Enjoy, perché volevo crearmi un nome, ho detto, dai, facciamo qualcosa di figo, Pokémon Enjoy, Mr. Pokémon Enjoy, va bene, boh, e creo il canale. Butto questo video su YouTube, un sacco di visualizzazioni, più di 100 visualizzazioni al giorno, è il video ancora adesso che ha più visualizzazioni di tutti, perché siamo quasi a 6.000 visualizzazioni solo di quel video. E ragazzi, perché ho iniziato a fare video su YouTube? Per colpa vostra. Cioè, per colpa vostra, perché voi me l'avete chiesto. Io ho fatto un video soltanto, voi avete iniziato, ma quando è che fai un video su questo? Ma quando è... Quindi, avendo visto soltanto un video prodotto da Mr. Pokenjoy, la gente già
Era proiettata sul fatto che io per forza avrei fatto altri video, ma non era assolutissimamente mia intenzione. Però poi, ricevendo il vostro supporto, ricevendo le vostre richieste, io ho cercato di adattarmi a adeguarmi a quello che voi chiedevate. Io mai avrei pensato di fare dei video lotta, perché io non mi sentivo in grado di poter fare dei videolotti. Come faccio a fare dei videolotti se io sono il primo che sta cercando di capire come poter lottare in doppio? Allora cosa ho fatto? Ho iniziato ad allenarmi, allenarmi, allenarmi. Quando mi sono sentito pronto per dire ok, si possono fare dei videolotta, ho iniziato a fare i primi video. Io sono cresciuto insieme a voi. Io sono cresciuto insieme a voi a fare i video, a fare Pokémon, a fare Pokémon Joy. Pokémon Joy l'avete creato voi. Non l'ho creato io. Io mi sono adeguato soltanto alle vostre richieste e io sono infinitamente grato, vi sono infinitamente grato per questo, capito? Perché se io adesso sto bene, se io adesso nei miei punti morti della giornata, la mattina non so cosa fare, sono qui che sto facendo un video per presentarmi a voi, è grazie a voi. È grazie a voi, voi mi riempite la giornata. Non sono io che con i miei video cerco di intrattenere voi. Siete voi che chiedendomi di fare video intrattenete me. E io vi ringrazio perché questa cosa mi fa stare bene. A me piace, piace un casino. E la porterò avanti finché voi mi chiederete di andare avanti. Ma io ve l'ho sempre detto. Ormai è diventata una cosa, per me è una cosa importante. Quindi se 100 persone mi diranno fermati e ce ne sarà una che mi dirà di andare avanti, io andrò avanti per quella persona. Quando ci saranno 0 persone che mi diranno vai avanti, allora mi fermerò perché non ci sarà più nessuno a seguirmi. Ma fino a che ce ne sarà anche soltanto una, io andrò avanti per questa strada e continuerò a ringraziarvi sempre. Quindi grazie, grazie infinite a tutti quanti. Spero di non avervi annoiato, spero di essere stato chiaro, di avervi, come dire, reso partecipe ancora di più di quello che è Pokémon Enjoy. Grazie a tutti quanti, ci vediamo nel prossimo video. Ricordatevi, dal 17 di novembre si parte con la grande avventura tutti insieme, ultra sola, ultra luna. E ragazzi, è arrivato il momento. Se il video vi è piaciuto, ditelo a tutti. Se non vi è piaciuto, statevi zitti. Mr. Pokenjoy, ciao!